perché a me spesso capita di essere in giuria con un corso di poesie, è sempre Dio c'è nelle poesie, oltre a Mazza, con Dio lo faccio, Dio c'è sempre. E normalmente mi trovo nella giuria a vedere che le persone che giurano insieme a me, se poi sempre c'è Dio, vincono. Io dico una cosa, Orazio ha scritto qualcosa a proposito di Sciampo di Giuria. Io ho scritto qualcosa che sebbene mi sembrava questa cosa, non era più attuale. Oggi la leggo, non è una poesia, è solo faccio cose di San Casaccio, poi qualcosa di più simpatico leggerò dopo. Senza gerarchia, senza lessico, senza modi, senza tempo, senza spazi, senza contenuti, senza illusioni. Sono le parole di un poeta che parla di pace. In tutte le lingue, ormai universale, il pretesto dell'odio è sinonimo di Dio. Adesso qualcosa di piacevole. Da poco la Vittana nasce una nipotina finalmente, dovrei essere no. Sapete che con i bambini, figlia, c'è un problema a questo figlio, vero? Io faccio parlare sta poveretta. Nostalgia dell'acqua, quel mio primo pianto. Smarrita solo un po', l'antico tepore conforta la mia ansia di luce, la voglia di esistere. Mi scopro essere altrove, voci antiche e nuove, dicono di me, degli occhi i miei colori, del volto le sembianze, atariche rimembranze. Stupore e meraviglia, qualcuno lo bisbiglia, somiglia a tutto al padre, sul suo conciliante, un po' anche alla madre, l'aria di famiglia. Serena, ascolto, divertita, non c'è né banalità, un granello d'amore, un pizzico di vanità, un po' di fantasia. Serena, mi confondo col sorriso, ma questi che mi amano, prima che io ero, erano dentro me, io ero loro dentro. Se tu sola, io mi assomiglio, tutti in me mi assomiglio, io sono solo un soffio di eternità. Quello che mi manca sempre di te.
no? Vuol dire arte e teatro. E precedentemente io ho dato vita ai versi di altri autori e poeti. Questa è la mia prima volta che leggo le mie poesie. Grazie. Nel silenzio. Nel silenzio la mente tra luci e ombre. E proprio le ombre dell'essere umano emergono oggi tra menzogne e il mistero umano. Sono poche le luci sincere che vengono coperte. Chi è in grado di svelare la luce con sincerità nella sua chiarezza e limpidezza? Tra il pensiero e il disegno di un bel palazzo o una bella casa, agli occhi della realtà c'è un bel monte di passaggio, e così come l'architetto e la sua opera. Amore, amore vissuto, cuore rubato, amore vero, amori senza amore, rose e fiori o spine. Yeah, you never know.
se un modulo della SIAE forse. Se lo può permettere. Io sono in una posizione impropria, perché soprattutto mi occupo di teatro, penso che tutti lo sanno, anche se il teatro si incontra con la poesia, come ad esempio avviene nello spettacolo con il quale debutteremo venerdì prossimo alla Sala Mamma, su un testo di poesia di Renato Nennisi, che ha letto poc'anzi, insomma, un po' prima di me. Quindi ci provo perché me lo chiedo. Naturalmente è un invito, è una sollecitazione a venire e ci dà il promesso. Vuoi tornare vicino? Vuoi tornare vicino? No, grazie. È vicino comunque. Una nota nello spartito Eros di Giovanni di Bergamotto copre distanza tra Vega e Stilio. Laser inchioda prossimità tra stelle, sedi di attimi, punti che si uniscono, gocce di tempo e spazio. Se ci fosse l'amore, ci sarebbe il vuoto. Una pennellata sul pentagramma d'Aratos evoca, d'Ambrosia spalma la lotta tra Crete e Pitagora. Due rette parallele, che ne so se si incontrano, sino all'infinito non ci sono mai arrivati. Nel punto dopo punto il vuoto è pieno e in pieno il vuoto di suoni. Ma se ci fosse il vuoto, ci sarebbe l'amore. Questa la leggo, perché se non la leggo i miei amici Orazio e quindi no, altro non gliene frega niente. No. A Gaetano. Anzi, più particolarmente la devo dedicare a lui. Ho camminato, ho raccolto fiori di campo e li ho donati, ho benedetto e maledetto incontri, ho mangiato il genuflesso seduto dai canali altari, ho mirato l'Etna e la Baia di Brucoli, ho camminato vivendo senza pensare alla vita. Ho schiaffeggiato amici e abbracciato nemici per un senso dove sta tutto mio. Ho cercato di guardarmi come mi guardano gli altri, di giudicarmi come mi giudicano gli altri, vivendo senza pensare alla vita. Adesso ci penso, che i minuti li sento scorrere freddi e riesco a contarli come gocce di un ultimo stilicidio. Adesso che non so rispondere alle mille domande che con nuova straordinaria lucidità mi pongo. Adesso vorrei vedere adesso perso come i paesaggi della mia terra il futuro, se dovrà esserci un futuro. Adesso non vorrei tornare indietro a rivivere o a ricominciare come mille volte ho desiderato. Adesso vorrei saltare al di là dei miei dubbi per conoscere, se è necessario conoscere, il logico e l'assurdo. Adesso che non so rispondermi, forse, perché ho vissuto senza pensare alla vita. Ascoltiamo Maria Grazia Guglione. Sono inedita pure perché sono un esordio e poi fanno parte di una raccolta per lo scrittore.
bacia l'anima della seconda. La seconda è con una foto mia che non si vede. Volevo dire dal tuo quadro più bello, quando i due pennelli sapranno catturare la mia essenza, dai due versi più accurati, quando le parole sapranno dare un nome, ai due pensieri e sarà quel nome soltanto. Trasmetti come credi, amore, fosse anche solo frutto della tua fantasia, fa che ci sia. Grazie.
l'edificio spinge nella sansara, ruota senza sosta, e si va nella tristezza di ciò che finisce, nella speranza di ciò che comincia. Ma il cuore sa il canto della vita, e nella notte la voce segreta, e sa i sussurri e le grida d'amore.